Ciao Giovanni, io come tu sai sono il vostro gnocchettino Andreoli, il fratello di Vittorino Andreoli. Come sai Vittorino è psichiatra. No, come. No, volevo solo dirti la differenza tra me e mio fratello. Vittorino è psichiatra e io sono matto. Oh. Ecco, questa è la differenza. Ti ringrazio per avermi invitato a questa seduta di psicanalisi interamente dedicata a Bersani. A proposito, casualmente, proprio oggi è uscito il mio nuovo libro dedicato a Bersani. Si chiama proprio Il caso Bersani, matto, pazzo o fuori di testa. Ecco, l'ho fatto. È dal 2013, dal giorno dello streaming coi grillini, che io ho in cura Bersani. Mi è apparso subito un ossessivo, compulsivo. Prima di sedersi sul lettino del mio studio continuava a chiedermi se eravamo in streaming. Quell'esperienza con Crimi l'ha traumatizzato. Il suo caso mi è stato segnalato da Onorio Battistoni, uno che aveva un negozio di lenzuola. Mi ha detto che si era presentato un tizio con pochi capelli che voleva 1000 lenzuola per farci una lenzuolata per le liberalizzazioni, no? Ma Bersani, però, lo voglio spiegare bene, Bersani, un temperamento ossessivo è uno di quelli che quando esce di casa non solo rientra più volte per controllare se ha chiuso il gas, ma controlla anche che Renzi non gli abbia aperto il gas in casa sua mentre lui non c'era. Io ho capito di Bersani quando lui mi ha raccontato della sua infanzia. Lui mi ha raccontato che quando aveva 10 anni, a Rovelletto di Cadeo, suo padre partecipò a una pesca di beneficenza, vinse una mucca e non sapendo dove sistemarla la dovettero mettere in casa, nel corridoio. Ecco dove nasce. Il piccolo Pierluigi fu incaricato di portarla giù 2 volte al giorno a farle fare i bisogni, che poi era costretto a raccogliere con un guantone da baseball, poverino. All'inizio della sua adolescenza Bersani conosce D'Alema e lo frequenta quasi continuamente. Signori miei, stiamo parlando di un soggetto che da 40 anni ha vissuto al fianco di D'Alema. La sua psiche ha avuto delle ripercussioni inimmaginabili. Possiamo immaginare. Nemmeno la moglie di D'Alema è stata 40 anni con D'Alema. Una volta che ho appurato. No, ma. No, parliamo, siamo seri. Una volta che ho appurato la natura ossessiva di Pierluigi, io ho adottato una cura adatta a lui, la terapia di gruppo. L'ho inserito in un gruppo con persone che avevano gli stessi suoi disturbi. Però è successa una cosa strana. Dopo 3 o 4 mesi che Bersani frequentava questo gruppo si è scisso. E lui ha creato un gruppetto più piccolo che ha chiamato Liberi da Andreoli ma uguali a Crepè. Allora ho abbandonato la strada della terapia di gruppo e ho provato ad entrare nel suo subconscio, ma purtroppo il subconscio l'aveva già subaffittato a Cooperlo e quindi non c'era modo di entrarci. Finita la terapia, no? Giovanni, finita la terapia, io ho chiesto ad altri miei stimati colleghi se avevano già trattato il caso Bersani e loro mi hanno detto di sì, ma che ci avevano rinunciato. Allora ho rubricato questo caso sotto la dicitura caso che gli altri colleghi non vogliono. A questo punto mi è scattata l'intuizione per guarirlo. Vedendo di martedì mi sono reso conto del valore terapeutico degli applausi del pubblico. Anche quando non hanno nessuna giustificazione. Venite qua per provare. Gli applausi in applauso. Quasi fosse una rock star, il politico di turno acquista una tale autostima che ogni apparizione diventa essa stessa terapia. Quindi ho consigliato a Bersani, partecipa. Vai più che puoi a di martedì. I risultati si vedono all'occhio nudo, di puntata in puntata è diventato più sicuro e fiducioso sul futuro, e così sicuro di sì che agli amici più intimi ha confidato di aspettare da un minuto all'altro la telefonata di Mattarella per formare il nuovo governo. Ma cosa possiamo dire? I Bersani, possiamo dire che con questa cura i sintomi sono guariti, ma lui no. Ciao Giovanni, me ne torno nel mio incontro. Ciao.